Attenzione, oppure niente ci sta. Poi qualcosa dovrete fare, facciamo un po' di pace. Sì, e poi anche la stessa cosa del periodo storico. Siamo il team 3 del progetto Hightech della classe prima E e stiamo cercando di realizzare una delle parti del nostro video finale, che in realtà non sarà un video ma sarà un prezi composto da più video e più mappe, immagini e altri materiali. E ci stiamo occupando del periodo storico in questo momento. Produzione e intercultura è Costituzione, intercultura e cittadinanza. Siamo il team 4 e ci stiamo occupando dell'Ara Pacis e dell'allegoria del buon governo e facciamo una lettura confrontata. E in questo momento stiamo raccogliendo del materiale dell'Ara Pacis, già l'abbiamo raccolto, anche del buon governo. E abbiamo iniziato la fase MIC in cui raccontiamo la nostra storia. Il progetto Hightech, che consiste nel parlare di politica, intercultura e costituzione attraverso l'arte. L'Ara Pacis è l'allegoria del buon governo. Perché ci sono sembrate più opportune e hanno anche un significato molto moderno per essere opere antiche. Questi sono materiali su buon governo. Qui abbiamo messo un post dell'Ara Pacis in inglese. Qua la mappa concettuale e i vari video di presentazione. Noi siamo il team 2, io sono Angelo. Io sono Irin. Io sono Lucia. L'opera che abbiamo scelto è Piazza San Pietro, perché già da prima che fosse costruita questa piazza era un luogo frequentato da centinaia di persone provenienti da tutto l'impero romano. Prima della piazza qui c'era un grande circo. Per cui ci è sembrato il luogo migliore per rappresentare l'interculturalità. Noi siamo il team 1 della prima E. Io sono Martina Iagnello. Io Stefano Mastroggi. Io Desiree Dau. Stiamo lavorando sui temi di cittadinanza, costituzione e intercultura e abbiamo messo, stiamo analizzando le due opere, l'Ara Pacis e l'Altare di Zeus. Gli argomenti che stiamo sviluppando sono il sistema politico che ha generato, per quale motivo è stata creata e i motivi simbolici e sociali. Inoltre stiamo caricando dei video che parlano di arte tramite la politica, come ad esempio un video che è stato fatto dal nostro Presidente del Consiglio, che parla proprio della politica attraverso l'arte, parlando di un artista di strada, Keith Haring, che ha fatto delle opere proprio riguardanti la politica e l'arte. In una trasmissione televisiva, parlando proprio dei temi di intercultura, costituzione e cittadinanza attraverso l'arte. Stiamo partecipando a questo progetto, che è un progetto europeo chiamato Hightech. È un progetto in cui partecipano moltissime scuole e in questa fase siamo andati alla ricerca di vari materiali. Il nostro tema è cittadinanza, è costituzione e legalità. Abbiamo trattato diverse opere d'arte, ci siamo ricollegati al tema
dedicandoci alla Rapacis, alle rappresentazioni di Margaret Thatcher, e poi abbiamo studiato il buono e il cattivo governo, l'allegoria del buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti. Sembrano tre opere d'arte molto diverse tra loro, ma sono accomunate dal fatto che le possiamo ricollegare al nostro tema fondamentale. Siamo il team 5 e facciamo parte della prima F. Nel nostro blog stiamo trattando vari argomenti che poi verranno inseriti nel progetto Hi-Tech. Il progetto Hi-Tech permette agli studenti di condividere il loro lavoro con altri studenti di altre scuole e raccontare la pianificazione di quello che abbiamo fatto, delle varie opere che riguardano sia la politica che l'arte. Quindi collegare le due cose.